Un nuovo appuntamento con cronache e commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Tra le tematiche che metteremo in evidenza anche la nomina del difensore civico, è stata eletta Lucia Annibali. Lucia Annibali è il nuovo difensore civico della Toscana. A Palazzo del Pegaso lo striscione con i volti delle vittime del regime iraniano. Al termine di un lungo dibattito in Consiglio regionale, Lucia Annibali è stata eletta alla quarta votazione difensore civico della Toscana. In apertura dei lavori d'aula, la rosa dei nominativi si è ridotta a due, Lucia Annibali e Antonia Fiordelisi, proposta dal Movimento 5 Stelle, dopo il ritiro da parte del gruppo misto della propria indicazione con il profilo di Giuseppe Caglia. Il Consiglio regionale ha eletto l'avvocato ed ex parlamentare di Italia Viva a maggioranza con 23 voti, due invece le preferenze per la Fiordelisi ed un voto disperso. Da sottolineare il duro strappo con l'opposizione di centrodestra che ha abbandonato l'aula al momento della votazione. Questo è il commento sulla nomina da parte del presidente della regione Eugenio Giani. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo, io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes, che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione. Quindi una donna che avvocato ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70, che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. Consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a Lucia Annibali. Le sue competenze, la sua sensibilità, la sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla regione. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali, anche per la sua storia personale, possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. Il consigliere Giacomo Bugliani spiega il lavoro svolto in Commissione Affari Istituzionali da lui presieduta. La prima commissione, prima che la elezione del difensore civico regionale venisse fatta dall'Aula del Consiglio, ha avuto modo di acquisire tutta una serie di curriculum relative a candidature altrettanto spendibili. Ci sono state molte autocandidature da parte di persone che avevano i requisiti per poter ottenere questo incarico, ma altresì sono state fatte designazioni da parte dei gruppi. La prima commissione ha poi elaborato una rosa di nomi che sono stati poi presentati all'Aula al momento della votazione. Un nome indicato dal gruppo misto, dalla consigliera Tozzi, un nome indicato dalla maggioranza, quindi da Italia Viva e dal Partito Democratico, e un nome che invece è stato espressione del Movimento 5 Stelle, che è l'attuale difensore civico della Regione Basilicata. Ritirata la candidatura proposta dalla consigliera Tozzi in aula, la scelta quindi si è fondata sui due nominativi e alla fine è prevalso il nome di Lucia Annibali, espressione della maggioranza, un curriculum qualificato anche come membro della Commissione Giustizia per un ruolo così delicato come quello del difensore civico regionale. Si dice soddisfatto Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva, partito da cui era arrivata la proposta di candidatura di Lucia Annibali. Credo che si è fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua
elemento identitario, come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani. Un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita. E credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente, come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questo onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimiranza. Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle spiega il significato della proposta di candidatura alternativa con il profilo di Antonia Fiordelisi. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Critica la posizione della Lega espressa dalla capogruppo Elena Meini. Una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale, perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani, senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia nel caso di dissidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torzelli, che durante il suo intervento ha ribadito la non partecipazione al voto, le procedure sulla rosa dei nomi nella seduta della Commissione Affari Istituzionali dello scorso 10 gennaio non è stata corretta. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura sicuramente, una pagina di politica che ha esposto la Regione Toscana alla berlina in tutta Italia. La Regione Toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Così invece Vincenzo Ceccarelli ha risposto alle contestazioni sul metodo seguito per arrivare alla designazione di Annibali come difensore civico. Ritengo che la contestazione del metodo abbia nascosto da parte
della minoranza l'incapacità di dire no rispetto ad una proposta di qualità e anche abbiamo registrato un'assenza di proposte alternative, almeno da parte della maggioranza di centrodestra. Quindi l'Aula era sicuramente il luogo più deputato dal punto di vista democratico per discutere di quelle che sono le qualità, di quelli che sono i criteri, di quelli che sono i requisiti che i vari candidati che si sono proposti potevano avere. Si è scelto invece la strada del Laventino, ma lo si è scelto non tanto perché c'è stata una forzatura da parte della maggioranza che legittimamente ha avanzato la sua proposta, ma perché c'è stata una fuga dal confronto e da una scelta che, ripeto, secondo noi ha tutte le qualità per poter ricoprire quel ruolo. Noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla diciamo eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. Il gruppo misto Toscana Domani aveva proposto un nome, quello di Giuseppe Caglia, poi ritirato. Un nome di un professionista, di un avvocato che è anche piuttosto noto, una persona sicuramente, come dire, scevra da qualsiasi, diciamo, collegamento a partiti o altro. È chiaro che nel momento in cui questa partita non è diventata una partita, come dire, di confronto anche proprio sui curriculum del profilo che si richiedeva, è evidente che non si manda, diciamo, al massacro un profilo assolutamente spendibile. A quel punto, diciamo, chiarito che qui non si parlava del difensore civico ma della tenuta della maggioranza, ho preferito fare un passo indietro. Non restiamo in silenzio, questo è il messaggio che il Consiglio regionale ha voluto lanciare con lo striscione che è stato appeso a Palazzo del Pegaso, raffigurante i volti, i nomi e le età delle persone condannate a morte dal regime iraniano. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte, non è che avendo risolto un problema da noi il problema non esiste. Dobbiamo lavorare perché la pena di morte sia eliminata da tutti i paesi del mondo, è una battaglia di civiltà e oggi dobbiamo alzare l'attenzione, perché si è abbassata troppo l'attenzione su quello che sta accadendo in Iran, sulle violenze che vengono perpetrate nei confronti di tante ragazze, di tanti ragazzi, che chiedono solo una cosa: più diritti e più libertà. Siamo qui uniti, al di là dei colori, delle sigle e delle appartenenze, per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran. Non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Presente all'iniziativa anche Donna Vita Libertà, movimento fiorentino che riunisce alcuni cittadini iraniani che si battono per i diritti del loro popolo. Solo negli ultimi 4 mesi, ricorda Said, in Iran sono state uccise 520 persone nelle manifestazioni e di queste circa 70 erano minori. Dare voce al popolo iraniano che in questo momento sta facendo una lotta esistenziale per libertà e per democrazia, per i diritti umani e per i diritti delle minoranze. E come principale scopo abbiamo quello di essere la loro voce e mettere il più possibile pressione sulla politica occidentale che a sua volta metta più pressione sul governo iraniano per spingerla nella direzione giusta. Coinvolto nell'iniziativa anche il Parlamento degli studenti. Siamo stati onorati di poterci mettere in contatto col Movimento Donne, Vita e Libertà e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. E anche per questa puntata sono terminati gli argomenti. Vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.